Amici di Ranza, benvenuti ad una nuova puntata dello spazio dedicato al calcio spagnolo. Mancano ormai solo 7 giornate alla chiusura del campionato e tutto è rimasto invariato nella classifica della Liga. Le tre squadre di testa hanno collezionato tutte e 3 punti nell'ultimo turno con l'Atletico Madrid, che segue al comando con 76 punti, dopo la vittoria per 2-1 contro l'Athletic Bilbao. Il Barcellona è secondo a 75, dopo aver vinto il derby con l'Espanyol per 1-0, con un rigore realizzato da Leo Messi, mentre il Real Madrid è sempre terzo a 73 punti, dopo la scorpacciata di gol al Rayo battuto per 5-0. Contro la Real Sociedad riposerà Cristiano Ronaldo, uscito per l'infortunio al ginocchio nella partita contro il Borussia Dortmund. In casa Real però c'è preoccupazione anche per le condizioni di José Rodríguez, che è stato ricoverato d'urgenza per l'infiammazione del ginocchio destro recentemente operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e il menisco laterale. Il giocatore potrebbe ora essere sottoposto a un nuovo intervento chirurgico. L'Atletico sfida invece il Villarreal al Calderón, senza Arda Turan e Diego Costa, uomo chiave della squadra, che starà fuori per una settimana a causa di un infortunio muscolare. Il brasiliano è in forte dubbio per il ritorno di Champions contro il Barcellona, che prima dovrà superare il fanalino di coda Betis per mantenere vive le sue speranze nella Liga. I culé non hanno avuto una settimana facile. Dopo l'infortunio di Valdés, operato con esito, si è fatto male anche Piqué, che starà fuori per un mese per una fessura all'anca. Inoltre è arrivata la notizia della sanzione da parte della FIFA, che proibisce al club azulgrana di tesserare i giocatori fino all'estate del 2015. Secondo il massimo organismo del calcio mondiale, il Barça avrebbe violato varie disposizioni relative alle cessioni e alla prima iscrizione di minori di nazionalità straniera. Il Barça è stato inoltre multato con 370.000 euro e potrebbe trovarsi in grave difficoltà per la prossima stagione, soprattutto in porta e in difesa, visto che Valdés non sembra essere intenzionato a rinnovare e Puyol ha già annunciato il suo addio al calcio. La FIFA ha sanzionato anche la Federazione Spagnola e pare abbia iscritto Real Madrid e Atletico nel registro degli indagati per effettuare ulteriori accertamenti. Veniamo ora alla Champions League, perché il ritorno dei quarti di finale deciderà il tabellone delle 4 squadre che si giocheranno il titolo. Il Real Madrid, dopo il 3-0 del Bernabeu, volerà a Dortmund per chiudere i conti, mentre mercoledì ci sarà l'attesissimo Atletico Barcellona, nell'infuocato Vicente Calderón. Gli uomini di Simeone sono in leggero vantaggio dopo l'1-1 esterno dell'andata ed è annunciato il tutto esaurito per incoraggiare la squadra verso un sogno che porta fino a Lisbona. Per oggi è tutto, vi aspetto la prossima settimana. Un saluto da Valentina Porcu. I swear, one look.